La prima sensazione oggi era quella di girarsi nel guardare fuori, girarsi nel letto, nel bel pigiamino pelpato e rimanere lì. Però i runners sono troppo forti, quindi ma che letto, ma che pigiamino, tutti a correre. Ciao. La 10 km svolterà a destra, la mezza andrà dritto. Pettorale rosso, 10 km, pettorale nero, invece la 21. Della mezza saranno al centro polisportivo, quindi arriverete sulla pista dove troverete anche tutti i servizi di ristoro, docce e quant'altro. Ragazzi, preparatevi, poco più di 5 minuti, dai, pochi minuti alla partenza, scaldatevi sul rettilineo di arrivo a valle del gonfiabile, quindi verso l'Urban Center. Poi abbiamo la vincitrice dello scorso anno, Kadia Arafi, eccola qua, forza Kadia. Bisogna andare dietro il tappeto, dai un pochino, dietro il tappeto. Non dovete neanche mettere le pattine qua, perché non c'è problema, quando la moglie arrivi a casa che ti dice metti le pattine, vabbè, pazienza. Dai, mi raccomando, buona gara e la carica dei 1000, lasciamoli con un applauso, tra poco si parte. Dobbiamo veramente ringraziare tutti quanti hanno scelto di essere qui oggi alla Keiko Ivy Marathon. Buona gara, guardate che meraviglia! Vi aspettiamo tutti, ragazzi, buona gara a tutti, la carica dei 1000, guardate quanti sono, la carica dei 1000, Ale, buona gara, uomini e donne di ogni età che sono venuti a fare qui, però mi hanno fatto la cazzata, va bene, dai, l'anno prossimo il sole, Ale, forza, buona gara, dai, oh, ma sei già stanca, dai, forza, dai, buona gara a tutti. Questa è la carica di quasi 1000 partecipanti, qua abbiamo anche un cane da slitta qua che ti trascinerà per mezza maratona. Buona gara! Dai, allora gli arrivi. Francesco Zaccaria della Settimese. E zona arrivo. La ragazza Costanza Fasoli, Dragonero. Vi ricordo che nel palazzetto potete restituire il chip e ritirare il vostro pacco gara e trovate tutti i servizi post gara.